Tante le novità per la KTM in uno stand che definirei senza problemi eterogeneo. Le Adventure che si rinnovano, ma poi la moto elettrica e ancora spazio al racing assolutamente super sportivo. Noi abbiamo un DNA che viene dal fuoristrada, perché come tutti sanno KTM è una marchio, un'azienda che è nata sul fuoristrada e di conseguenza è importante continuare a mantenere questo DNA. Però, come dicevi tu, le principali novità di quest'anno sono legate a quel mondo adventure che, grazie alla nascita della 950, che è la moto che vinceva la Dakar, e grazie anche all'esperienza che ci consente di vincere ancora la Dakar come quest'anno, o meglio l'anno scorso, 2014, ci ha consentito di costruire due novità molto importanti nel segmento adventure stradale, quindi enduro stradale, come la 1290 Super Adventure e la 1050 Adventure. Racing, come nel nostro motto Ready to Race, fa parte della nostra storia, del nostro DNA, come dicevo prima. Racing che, se prima si sviluppava esclusivamente in fuoristrada, oggi si sviluppa anche in pista. Infatti noi abbiamo qui sullo stand la RC Cup, la RC 390 Cup, che è una delle prime moto di serie realizzate in edizione limitata e dedicata a quei piloti che si vogliono esprimere in pista e quindi competere nei vari trofei internazionali. Noi quest'anno diamo la possibilità ai clienti che sono interessati di correre all'interno del campionato italiano velocità, all'interno del CIV, fornendo questa moto che praticamente è già pronto gara. La Freeride E, quindi la Freeride elettrica, è la prima moto di serie prodotta da KTM. KTM ha investito molto seriamente in questo progetto, tant'è vero che stiamo offrendo oggi sulla fiera le due versioni fuoristrada, e a brevissimo presenteremo al grande pubblico anche la versione supermoto, che era già presente a ECMA, quindi a fine novembre, ma che sarà dinamicamente presente e testabile anche presso le concessionarie ufficiali che hanno sposato questo progetto dell'elettrico prima dell'estate. La Freeride E è un progetto su cui KTM punta tantissimo, è stato sviluppato internamente dalla realizzazione del telaio fino al motore. La batteria è stata sviluppata in collaborazione con Samsung, ma noi prevediamo un grandissimo futuro per questa moto, perché comunque sappiamo benissimo che le restrizioni a livello di inquinamento e anche a livello di possibilità di esplorare il territorio sono sempre maggiori, e quindi per noi potrebbe essere un nuovo capitolo della storia di KTM. Partiamo da poco più di 13.000 euro per tutte e due le versioni, sono sia la versione da cross che la versione da enduro, e sono comprensive di batteria e caricabatteria. Ci si chiede sempre quanto dura la batteria. La batteria dura, a seconda dello stile di guida, dura da un'ora per la guida soft a 30 minuti per la guida hard, quella dei bike park, dei motopark o dell'enduro classico. E garantiamo 700 cicli di ricarica, quindi apparentemente uno dice sì, costa tanto, però io come se comprassi in anticipo 700 pieni che mi consentano comunque di divertirmi e di sfogare la mia passione per il fuoristrada. I motori elettrici esprimono una potenza, anzi non si usano più i cavalli, si usano i kilowatt, quindi noi esprimiamo 11 kilowatt che corrispondono a circa 16 cavalli per il nostro motore, quindi 11 kilowatt che consentono di guidare la moto anche a un pubblico di ragazzi 16 anni, patente a 1. Invece per quel che riguarda la potenza, noi garantiamo una potenza che è molto più simile a un 250 a 4 tempi rispetto a quello che può essere invece il 125. Calcoliamo che abbiamo la potenza massima a 500 giri, quindi bisogna stare attenti ad aprire questa volta il gas, sì, il commutatore, comunque a girare la manetta, perché è facile ritrovarsi con le braccia che vanno da qualche parte, perché la potenza alla coppia è veramente importante ed è anche molto divertente. Il vantaggio di questa moto è che i comandi dei freni sono sul manubrio, quindi i piedi sono liberi, non c'è da pensare né al cambio né alla leva del freno posteriore, perché non ci sono. La moto è monomarcia, la velocità massima è di circa 70 km all'ora,
ma il divertimento è garantito al 100%.